Amici, buongiorno, enduro blogger di nuovo all'avventura e come nei migliori romanzi gialli il protagonista torna sempre sul luogo del delitto, quindi rieccomi in Grecia, rieccomi a Kavala con gli amici di North Star Enduro, andiamo. Mister Athanasios Aroni, il nostro meccanico, ho bisogno anche di certificare questa mottina, quindi questa è la mia moto per questi giorni di enduro qua in Grecia. Mi sembra perfetta per questa beta. This is the entrance of the forest. Your wish is my command. Haris, tutto bene? Tutto bene, molto bene. Io anche tutto bene. Anche io tutto bene. Tutti molto bene allora. Ok, Athanasio. Ieri sole, oggi pioggia e quindi seguiamo quelle che sono le regole. No rain, no fun. What? You think it's going to rain? No, no, my friend. This is only British enduro. Questa è una salettina bella viscida. Io faccio fatica a piedi. Giorni in moto, quello che volevo fare era presentare Athanasios, perché qualcuno avrà visto sicuramente il video che abbiamo fatto l'altra volta, ma questa volta vorrei spiegarvi chi è Athanasios. You are a enduro maniacs. Yeah, maybe. Una grande esperienza di guida in questa zona. I do, yes. Athanasios, come avrete capito, parla e capisce italiano. Un poco. Pochino. Why did you decide to create North Star? There are places to ride here, you know, it's an enduro paradise. So we started with the discussion with my colleague Andreas. He found it as a good idea. We got a little fleet, a small fleet of motorcycles. We started to ride and we did what we love. Una cosa che mi è piaciuta un sacco qui è il fatto di partire dal mare, quindi si parte dal quartiere generale dove siamo adesso, che è una specie di house dell'enduro, dove c'è l'officina, c'è una sala relax, c'è una TV dove vedere i video. La figata è partire dal mare e arrivare alle montagne. Qual è l'altezza massima dove si arriva qui? 800-2000 meters is the average. Quindi si arriva fino agli 800-1000 metri e si gode comunque di una vista che è unica, perché comunque si attraversano quelle che sono le foreste, i boschi più antichi della Grecia. Ci sono un sacco di posti a livello storico molto interessanti, perché comunque è bello fare enduro, ma è bello anche scoprire quelle che sono le caratteristiche del posto dove si va. E una cosa che dirò sempre fondamentale: l'importanza di fare enduro in un posto con la gente del posto, quindi non affidarsi. Io sono contro quelli che vanno in giro da soli col GPS. Bisogna fidarsi a una guida del posto che conosce le dinamiche, le regole dell'enduro, che cambiano per stagione e per area, e quindi godere al massimo di quello che è la giornata. Avete piloti che vengono qui per scoprire la Grecia, l'enduro, com'è fare enduro in Grecia, da tutto il mondo? Australia, United Kingdom, Israel, Finland, Norway, Sweden, France, Italy, Malta.
we had a couple of people from Turkey. Allora io direi una cosa, il biglietto da visita è di quelli buoni. Enduro Blogger garantisce North Star Enduro. I will... Siamo amici, yeah. Avete visto nel video che anche I have a big c'era... case of beer there. He's gonna have it. Quindi se lo sai lo sai, ma se non lo sai te lo dice il blogger in compagnia di Athanasios e di North Star. Salute e buon enduro a tutti.